Allora, come stai, Junior Kelly? Sono stanco, c'ho caldo. Come stai? Sto bene. Gli store procedono molto bene? Sì, molto. Okay. Non me l'aspettavo. Beh, in realtà io sì, nel senso che comunque guardando un po' la crescita ho visto che stai lavorando benissimo. Grazie. Una domanda sul singolo che dà il nome all'album. Vai. Centro dentro, allora, con questo brano qua comunque tu parli del fatto che pian piano sei riuscito a farti notare, certo, a farti apprezzare, no? E citando un'altra frase, quanto sono servite le porte chiuse in faccia per la tua crescita? Beh sì, molto, ma le porte chiuse in faccia sono servite anche quando non ero ancora Junior Kelly, cioè nel senso le porte chiuse in faccia dalla vita, non soltanto nell'ambito musicale. Sono state fondamentali perché comunque sia ogni porta chiusa in faccia, da lì prendevo spunto per scrivere nuovi testi e nuova ispirazione, nuova frotta e tutto quanto. Quindi molto, cioè sono state fondamentali per il mio disco soprattutto. Ok. Se non erro, durante la performance a Real Talk hai anche spoilerato il titolo dell'album. Oddio, sai che non mi ricordo? Che... Ce l'hanno comunicato, quindi probabilmente sì. Ah ok, no ma noi... Non è che è stato, secondo me c'è stato un fraintendimento con Strega, okay, che faccio la barra dove dico si chiama Gioia, però non ritrovata nell'album, secondo me quello è passato come uno spoiler, quando in realtà magari i fan non conoscevano quel brano lì, è un brano vecchio, quindi non era uno spoiler ma era una canzone già uscita, rifatta, okay, rialtore, okay, con vari ci entro dentro come punchline, okay, perfetto. Quindi forse è stato quella cosa lì. Ci entro dentro con lo sguardo di mio padre che entra dentro una farmacia! E uno dei brani che ho apprezzato di più è Dedica. Secondo te è una delle ispirazioni più alte, cioè più potenti che un artista possa avere, quella della famiglia? Per il mio percorso sì, cioè nel senso ognuno poi, sai, io ho un legame particolare con la mia famiglia, soprattutto al fulcro del testo dove parlo dell'arresto nel 2014 e glielo ho detto con la canzone, loro non erano a conoscenza di questa cosa, quindi io ho portato avanti le mie questioni legali da solo senza mettere in mezzo la mia famiglia e volevo dirglielo con questa canzone perché mi dispiaceva e volevo mettere al corrente di quello che aveva fatto il figlio e che era cosciente di aver sbagliato, cioè oggi è cosciente di aver sbagliato. Okay. E per me è stato fondamentale, abbiamo un rapporto molto, cioè siamo tutti legati a casa e quindi sì, per il mio percorso musicale è stato fondamentale il rapporto familiare e soprattutto è una delle canzoni a cui sono più legato emotivamente anche me, quindi sì, fondamentale anche questa. Okay. L'album comunque ha delle sonorità molto potenti, ho provato ad immaginare pezzi come il Pifferaio Magico, Bulldozer, appunto eseguiti in live, e siccome c'era da divertirsi. Sì. Lo vediamo il 24 ai Magazzini Generali con la prima data. Atterro in piazza, tutta la ciurma. Qual è stato il live che ti ha fatto capire, ok, sto facendo un bel lavoro, sto riuscendo ad arrivare? Secondo me i Magazzini Generali dell'altro anno. Ok. Feci tre date quella sera, in una sera sola, e di solito quando fai tre date non sono tutte quante piene, no? Perché comunque vuol dire che stanno anche vicine, e invece quella sera abbiamo fatto Milano, poi poco fuori Milano, mi sembra, no, prima poco fuori Milano, poi Milano e poi ci andai a Torino, credo Torino, e... però la seconda era quella che magari di solito è un po' più scarica, era proprio i Magazzini. Okay. E invece ho fatto proprio un casino, forse lì ho detto cazzo mi sa che sta andando bene. Ultimamente ho avuto la conferma anche prima del disco, ho fatto una data Halloween a Campobasso, c'erano circa 1600 persone e cantavano tutti, anche la signora che vendeva i drink in cassa, e quindi questi due live mi ricordo particolarmente, poi ovviamente ci sono stati anche altri live che mi hanno fatto capire, però mi ricordo proprio i Magazzini Generali pieni, la gente fuori, balconate piene, è stato veramente figo. E adesso ripetiamo il 24, vediamo a che punto siamo arrivati. Cercherò di esserci, cercherò. Dai, di esserci. Ti metto il passo. Volentieri. Passiamo al dissing di Scandal, con Johnny Scandal. È stato un anno bello, bello attivo sul tema dissing e la genialata però che ho trovato in questo, se vogliamo definirlo dissing, è la tua risposta, nel senso che... risposta. Esatto, perché comunque anch'io volevo andare a vedere la risposta e poi ho trovato la genialata e ho detto a posto, meglio così, chiuderla così. La chiudi veramente così? Beh sì, non devo perdere tempo, no? C'ho da fare gli store, c'ho da fare live, poi... cioè la rima su bisce è semplice. Preso lui, ma
è riferita a mille altre cose, a quel tipo di musica, poi a me del tipo frega un cazzo. Quindi ti dico, lui ha risposto, io stavo in albergo a fare gli storm, mi sono grattato il culo e questa è la mia risposta per quanto mi posso essere impegnato. Poi lui ha risposto nuovamente, io non risponderò più, poi non so, magari ne farà un altro, che ne so io. Ma io lo invitiamo alla festa del disco. Questa è una domanda che alla quale molti artisti comunque non piace rispondere, però io la propongo. Vai. Di nuovo. Se c'è per te un brano all'interno del disco che in qualche modo sei più legato o da come è nato, appunto, magari. Dedica, sono legato per mille motivi, forse è l'unico brano che parla del mio passato, se ne sa poco, e quindi c'è dentro proprio tutto me stesso e sì, sono più legato a quel brano rispetto ad altri, ma non c'è un distacco tra gli altri, cioè sono legato a tutti i brani per motivi diversi, però se devo dire a quale sono legato più emotivamente, affezionato, è quello. Ok, ho un paio di domande riguardo la maschera, ma ti spiego. La prima è se in fase di incisione utilizzi a volte la maschera, perché non so, a volte sento quell'effetto. Dipende. Dipende, le prime sì, perché non mi fidavo dei collaboratori, cioè nel senso io non è che ero amico della gente dove andavo a registrare. Poi dopo, già da regola 50 in poi, io ho trovato appunto le persone giuste e quindi ero a mio agio e mi fidavo e quindi le registravo senza. Però le prime sono state registrate con la maschera, adesso non più perché c'ho il mio team e non è che sono sconosciuti. Sì, sì. E la seconda, se appunto le personalizzi tu, cioè se sono fatte da te o... C'è una persona che le cura, cioè nel senso che cura questo aspetto. Okay. Una persona per me che lo fa. E gli faccio i complimenti perché comunque sono fatte molto bene. E è evidente che comunque uno dei tuoi punti di forza è l'energia. Sempre citando una tua frase, non mi sono montato la testa, ho solo smontato la vostra. Sì. No? Con questo album ti senti appagato o secondo te c'è ancora da fare, stai già lavorando a qualcosa? No, assolutamente. Allora, io non mi aspettavo questo risultato, partiamo da questo presupposto. Comunque il primo album senza feat, scelta azzardata e cioè mi sono fatto carico delle mie responsabilità e ho detto vado e vediamo come va. Ovviamente mi aspettavo un buon risultato, ma non il disco rap più venduto d'Italia per la prima settimana. Adesso è uscito Salmo, quindi io scenderò chiaramente, ma normale, ho comprato anche io il disco di Salmo. Anch'io. E quindi ti dico, ovviamente no, non mi, cioè, sono molto felice del risultato ottenuto, ma va, no, non è finita qua e troppe cose ci stanno da fare. Dobbiamo arrivare primi, prossimo disco, classifica. Okay. È stata la mia forza dal primo giorno, di sicuro non la perdo adesso.